Salve, sono il mano di Nicola di Abu Magazine e in collaborazione con Blackmagic Design vi presento un primo tutorial su Fusion. Fusion è il software di compositing video recentemente acquisito da Blackmagic che nella versione Lite è completamente gratuito. Secondo me Fusion permette di fare più o meno le stesse cose di After Effects, in molti casi in maniera più semplice e con un approccio molto diverso. Infatti utilizza i nodi invece che i livelli ed utilizza un vero ambiente 3D. In questo primo tutorial animerò un'immagine statica di un vulcano, simulando un video realizzato da un elicottero. In particolare, il mio obiettivo è replicare un tutorial realizzato da Video Copilot, un sito specializzato esclusivamente in After. Con Fusion lavoreremo in un vero ambiente 3D, con effetti in alcuni casi molto più sofisticati rispetto al software di Adobe, ma non per questo più complessi. Con Fusion avremo sempre un nodo iniziale ed uno finale. Tra i due nodi ci saranno tutti gli altri elementi della composizione. Bene, iniziamo. L'unico ingrediente che ci serve è un'immagine statica di un vulcano, che possiamo trascinare all'interno dello spazio di lavoro oppure caricare con gli altri strumenti da menu. Una funzione interessante è l'allineamento dei nodi alla griglia per avere uno spazio di lavoro sempre ordinato. Per i principianti consiglio all'inizio di visualizzare le icone dei nodi in modo da averne più chiara la funzione. Per riprodurre il nostro filmato basta trascinarlo nel monitor che possiamo attivare e disattivare direttamente dall'icona del nodo. Sulla destra sono presenti le impostazioni del nodo selezionato. Possiamo aggiungere gli effetti in vari modi, cliccando con il pulsante destro e selezionando la voce Add Tool, oppure Ctrl+B, oppure premendo l'icona dell'archivio. Per i principianti suggerisco quest'ultima opzione, in modo da avere un riferimento grafico ben preciso sulla funzione che stiamo cercando. A noi serve il Paint, che trasciniamo nello spazio di lavoro, allineandolo all'altro nodo, che colleghiamo in questo modo e che possiamo selezionare nei due monitor selezionando due piccoli bottoni in basso a sinistra nell'icona. Nel monitor ora sono apparsi numerosi strumenti, a noi interessa quello del clone. Per muoversi all'interno del monitor basta premere il tasto centrale del mouse, la combinazione tra tasto centrale e tasto sinistro per lo zoom, oppure più comodamente i tasti più e meno. Modifichiamo le dimensioni del pennello e la sfumatura. Con Alt selezioniamo la zona da copiare, iniziando a cancellare parte del fumo del vulcano. Il perché sto cancellando il fumo lo scoprirete tra poco. Questa prima parte è completata. Andiamo avanti. Per praticità, ora copiamo di nuovo l'immagine, la importiamo nello spazio di lavoro e ci prepariamo a scontornare. Clicchiamo quindi su questo pulsante per creare una maschera che viene attaccata direttamente al nodo. Per lavorare potremmo staccarla dal nodo oppure visualizziamo il nodo dell'immagine e poi selezioniamo la maschera per lavorare su quest'ultima. Non serve essere precisi e conviene mangiare un po' di più all'interno per avere un margine di sicurezza ed evitare di acquisire porzioni di cielo.
ritorniamo sul nostro secondo JPEG e lo visualizziamo a monitor. Ed ecco il nostro fumo scontornato. Sfumiamo i bordi dello scontorno con Soft Edge. E siamo pronti per animare il fumo inserendo nuovi nodi di distorsione. Torniamo quindi all'archivio degli effetti, selezioniamo Warp e Grid Warp, ovvero curvatura. Lo trasciniamo nello spazio di lavoro e lo colleghiamo al nodo con il JPEG scontornato. Ora, per aggiungere un fotogramma chiave, bisogna cliccare con il pulsante destro sul parametro da animare e selezionare Animate. Selezioniamo qui il valore di 125 fotogrammi per avere una composizione della durata di 5 secondi. E posizioniamoci sull'ultimo fotogramma. Iniziamo ora a spostare i punti della griglia di curvatura. Premendo il tasto play potremmo verificare il risultato. Ed ecco il fumo animato. Andiamo ora a prendere un altro nodo, in particolare Vortex, che colleghiamo e visualizziamo a monitor. Variando solo angolo e ampiezza dell'effetto, siamo pronti per animare. Posizioniamo l'area dell'effetto e animiamo l'angolo. Quindi passiamo dal primo all'ultimo fotogramma e rimodifichiamo l'angolo. Verifichiamo cosa succede e, se necessario, sistemiamo i valori per ottenere un risultato migliore. Copiamo il nostro ultimo effetto e lo incolliamo nello spazio di lavoro. Lo ricolleghiamo. Lo colleghiamo. E a questo punto l'animazione è già impostata. Basta soltanto spostare la zona interessata, cambiando ad esempio l'orientamento del vortice. Ne inseriamo un terzo e andiamo avanti con lo stesso procedimento. Inseriamo adesso un ulteriore effetto, in questo caso di trasformazione. Lo visualizziamo nel monitor. A questo punto il pivot e il punto di spostamento sono coincidenti, quindi prima di intervenire, preferisco spostare un po' il punto di pivot. Ora posso selezionarlo facilmente per spostarlo alla base del fumo. Sulla destra, tra i parametri dell'effetto, animo soltanto l'asse Y in modo da far salire il fumo. Ed ecco il risultato. A questo punto creiamo un ambiente 3D per unire le nostre due composizioni. Mettiamo ordine nello spazio di lavoro. E andiamo a prendere un nodo 3D. In particolare ho selezionato un proiettore 3D per proiettare le due composizioni su delle superfici tridimensionali.
colleghiamo il nodo 3D al JPEG iniziale a cui abbiamo cancellato il fumo. Visualizzando quest'ultimo nodo nel monitor, ci ritroviamo all'interno di uno spazio 3D in cui ci possiamo muovere liberamente. Il pulsante centrale è il pan, il tasto centrale più il destro è lo zoom. Secondo me, in questo caso, è meglio utilizzare i tasti più e meno. Creiamo delle geometrie su cui proiettare le due composizioni che abbiamo preparato. Prendiamo quindi il nodo Shape 3D. E lo trasciniamo nello spazio di lavoro. Per collegare i vari elementi 3D abbiamo bisogno di un nodo molto importante in una composizione 3D, il Merge 3D, che rappresenta la nostra scena all'interno della quale saranno inseriti tutti gli elementi. Colleghiamo il proiettore 3D al Merge 3D, visualizziamo il Merge 3D nel monitor 1 e colleghiamo lo Shape 3D al Merge 3D. E non il contrario, poiché lo Shape 3D è un elemento che va inserito all'interno della scena 3D. Selezioniamo quindi lo Shape 3D per muovere il piano. Lo rotiamo di 90 gradi per metterlo in piano rispetto al proiettore. Visualizziamo anche nel secondo monitor la nostra scena 3D. Clicchiamo con il pulsante destro sul secondo monitor e selezioniamo Camera, Altro, Proiettore 3D1. In questo modo visualizzeremo il punto di vista del proiettore. Alziamo il proiettore. Ops! Selezionando il Merge 3D in realtà stavo spostando tutta la scena. Seleziono il proiettore, lo alzo e lo ruoto verso il piano. Così. Non si vede nulla, ma basta attivare la luce, ovvero light, nel monitor secondario. Scaliamo quindi le dimensioni del piano aumentando l'asse X, in modo da far entrare tutta l'immagine all'interno del piano. A questo punto non ho bisogno che il proiettore proietti una luce, bensì una texture, quindi invece che light seleziono il tasto texture. Il nostro oggetto però non ha ancora una texture. Per applicare la texture che viene proiettata, abbiamo bisogno di un nodo specifico, il nodo Catcher. La texture va applicata all'oggetto, quindi la colleghiamo al piano, ovvero al nodo Shape 3D. Ed ecco che il nostro piano avrà la texture che sarà quella proiettata dal proiettore. Creiamo un secondo proiettore per il fumo, che non solo dovrà essere identico, ma dovrà anche muoversi in perfetta sincronia come il primo. Copiamo il primo proiettore e anziché un semplice paste, selezioniamo Paste Instance. Colleghiamo il fumo al secondo proiettore e diamogli un ID differente in modo da applicare una diversa texture collegata al secondo proiettore. Tutti i parametri del secondo proiettore però sono bloccati perché collegati al primo proiettore. Per poter cambiare l'ID dobbiamo scollegarlo. Tasto destro sul parametro e poi The Instance. Selezioniamo quindi ID2 e colleghiamo il nostro proiettore alla nostra scena. È scomparso tutto, ma niente paura. Prendiamo un altro oggetto 3D, Shape 3D, e colleghiamo anche questo alla scena. E selezioniamo sulla destra il cilindro. Selezioniamo la texture del piano e impostiamo ID1. Aggiustiamo le proporzioni e la posizione del cilindro che sarà il nostro fumo. Lo posizioniamo. Ci siamo, possiamo farne vedere anche solo metà. A questo punto serve una texture, possiamo copiarla, la incolliamo
la colleghiamo al cilindro e selezioniamo ID2. Ed ecco il nostro ambiente 3D. Questo non è altro che un camera mapping, infatti stiamo proiettando su delle superfici le nostre animazioni. Mi assicuro che il fumo sia all'interno del cilindro. È arrivato finalmente il momento di creare la camera 3D. Una cosa importante è partire dalla stessa posizione del proiettore, quindi copiamo e incolliamo l'impostazione con Paste Settings. Colleghiamo la camera al Merge 3D e attiviamo il target della camera. Ora voglio vedere quello che vede la camera. Quindi, pulsante destro sul monitor 2, camera, camera 3D 1. Non si vede nulla perché il target non è posizionato al centro del vulcano. Spostiamo quindi il target al centro, selezioniamo la camera e resettiamo l'angolo di rotazione X. Ora siamo pronti per l'animazione. Aumentiamo leggermente la lunghezza focale. Quindi andiamo ad animare la posizione della camera, stavolta con Animate Translate Group, in modo ad animare tutti e tre i parametri contemporaneamente. Ci spostiamo a destra e in alto. Zoomiamo un altro po' per evitare di uscire fuori dalla scena. Ci posizioniamo sull'ultimo fotogramma e andiamo a modificare la posizione della camera a sinistra e in basso. Ed ecco qui. Per non farci mancare nulla, complichiamoci la vita inserendo un disturbo alla camera, come se stesse volando all'interno di una turbolenza. Cerchiamo quindi un nodo di trasformazione 3D. Lo posizioniamo tra il nodo e la scena tenendo premuto il tasto Shift ed andiamo ad animare i due parametri. Prima il parametro X che modifichiamo con lo shake e poi quello Y sempre con lo shake. Si è modificato tutto, ma niente paura. Sulla destra è apparso il tab modifica con dentro altri due menu contestuali. Uno per l'offset X e l'altro per l'offset Y. Mettiamo in play e modifichiamo in tempo reale i parametri. Diminuiamo il valore massimo di tutti e due. Possiamo anche ammorbidire un po' lo shake. Ed ecco il risultato. Siamo alle battute finali. Questo non è ancora un filmato e ci prepariamo ad uscire dal Merge 3D che ci permetterà di renderizzare la scena 3D in una sequenza bidimensionale. Selezioniamo Render 3D. Colleghiamo l'uscita di colore rosso al Merge 3D. Selezioniamo il tab Image e cambiamo i vari parametri del rendering, come lo spazio di colore, la profondità in bit e la risoluzione. Per creare il filmato in Fusion è necessario un ultimo nodo, il Saver, che può essere richiamato con il tasto veloce qui in alto. Scegliamo il nome del file, la posizione e anche l'estensione del file. In questo caso creeremo un MOV. Selezioniamo le impostazioni del codec e possiamo vederlo nel secondo monitor. Premiamo il tasto Render e poi Start Render. Bene amici, è tutto. Spero di essere stato chiaro e di avervi incuriosito per provare questo meraviglioso software che, ve lo ricordo, è disponibile gratuitamente.
Un saluto da Ermanno Di Nicola e alla prossima!